Benvenuti a tutti, grazie per essere qua nell'aula storica, l'aula magna storica dell'Università di Siena. Oggi apriamo l'evento del Career Week 2023 e l'Università di Siena ha deciso di farlo affrontando un tema molto importante e credo che sia veramente indicativo il fatto che la Career Week si apra oggi e con questo confronto. Lavoro e disabilità, oltre alla logica del collocamento obbligatorio. Career Week, carriera, che cos'è una carriera? È un percorso. I Beatles cantavano The Long and Winding Road, la via lunga e spesso tortuosa, e questo credo faccia parte un po' dell'esperienza, a maggior ragione delle prove che il mondo del lavoro pone oggi. Noi oggi cercheremo di affrontare in maniera concreta, pragmatica, perché poi l'università deve dare delle risposte, deve guidare i propri alunni in dei percorsi. Su cosa vuol dire oggi, nel 2023, cosa vuol dire per l'Università di Siena lavoro e disabilità? Lo facciamo innanzitutto grazie alla professoressa Claudia Faleri, che alla mia destra, professoressa associata di diritto del lavoro presso il Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici dell'Università di Siena e delegata del rettore per il placement. E poi con la professoressa Alessandra Viviani, professoressa ordinaria di diritto internazionale e International Economic Law presso il Dipartimento di Scienze Politiche Internazionali della nostra università e delegata al rettore per le politiche di inclusione ed equità. Allora io passerei subito la parola alla professoressa Faleri. Grazie, mi porto innanzitutto i saluti del magnifico rettore che purtroppo non è potuto essere presente oggi per quanto tenesse molto a questo appuntamento e quindi sta a me e mi fa molto piacere darvi il benvenuto a questo evento che è l'evento inaugurale della Career Week di quest'anno. Oggi inizia questo appuntamento tradizionale del nostro Ateneo dedicato al recruiting e all'orientamento al lavoro dei nostri studenti, studentesse, neolaureati, neolaureate. Fa piacere iniziarlo con questa tavola rotonda dedicata al lavoro e disabilità. Quasi un continuum rispetto all'evento inaugurale dell'anno scorso che era dedicato appunto a DSA e mondo del lavoro. Questo riprendere le fila del discorso è una testimonianza di quello che è l'impegno che è profuso dal nostro Ateneo nei confronti, diciamo, dei nostri studenti e studentesse per supportarli non solo in quello che è il loro percorso formativo, quella che è la loro carriera universitaria, ma anche nel momento del loro primo ingresso nel mondo del lavoro. E questo grazie, lasciatemelo dire, alla preziosa collaborazione, alla sinergia tra il Placement Office del nostro Ateneo e il settore disabilità e DSA e alla sensibilità particolare, diciamo, delle persone che vi lavorano. Questo evento rappresenta anche l'occasione per presentare quella che è la nuova pagina, il portale Orientarsi, dedicata appunto al lavoro e disabilità, dove i nostri studenti, le nostre studentesse potranno trovare adeguate offerte di stage, tirocini e lavoro, e questo grazie alla partnership che abbiamo appunto con Managing Disability, una piattaforma di cui parleremo nell'arco della giornata, che si fonda proprio sul principio dell'inclusione, che vuole proprio promuovere una nuova cultura della disabilità. Allo stesso tempo avremo modo, grazie alla disponibilità dei nostri mentor, di presentare un nuovo programma, Mentor per la diversità, equità e inclusione, che vuole proprio mettere in contatto i nostri studenti, studentesse con disabilità, con gli alunni disabili che avranno piacere di mettere a disposizione la loro esperienza appunto a favore degli studenti e studentesse disabili con DSA. Rubo altri due minuti perché oltre che come delegata al placement mi sento coinvolta da questi temi in quanto giuslavorista,
per una breve riflessione rispetto al titolo, lavoro e disabilità oltre la logica appunto del collocamento obbligatorio. Questo titolo è, diciamo, rivela, raffigura quella che è stata l'evoluzione della normativa sul diritto al lavoro dei disabili, una evoluzione che ormai fortunatamente ci ha portato a superare la logica del collocamento obbligatorio per arrivare a un collocamento mirato, dove le più recenti normative, i più recenti interventi legislativi perseguono proprio come finalità quella di promuovere l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro. Una normativa rafforzata anche dal sistema legislativo antidiscriminatorio che persegue proprio il principio della parità di trattamento anche per le persone disabili e quindi interviene per garantire il godimento e l'esercizio dei diritti umani, delle libertà fondamentali per tutti e per tutte le persone. E questo come lo fa? Mi fa piacere richiamare il principio dell'accomodamento ragionevole che la nostra normativa, la normativa nazionale, ha implementato dalla Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità. Questo principio appunto dell'accomodamento ragionevole che ha rappresentato il fondamento anche delle più recenti riforme del mercato del lavoro, dove si ha come obiettivo, come dicevo, quello proprio della promozione di un collocamento mirato. E questo in linea con la strategia della Diversity Management, che sono i modelli di gestione del personale che appunto intendono e mirano alla valorizzazione delle differenze per migliorare la produttività del lavoro. Ma su questo poi la collega Alessandra Romano parlerà ampiamente anche per un progetto che appunto l'Ateneo sta portando avanti. Quindi non rubo altro tempo e ringrazio per l'attenzione e per la vostra presenza. Grazie alla professoressa Faleri. La parola adesso alla professoressa Viviani, delegata al Rettore per le politiche di inclusione ed equità. Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. La mia presenza qui è a testimoniare l'importanza che per il nostro Ateneo hanno i temi della lotta alla discriminazione e delle inclusioni, nel senso la costruzione di comunità di apprendimento, reti sociali in cui tutte le persone possano dispiegare il loro potenziale. Come diceva la collega Faleri, questa idea di dare a tutte le persone le migliori opportunità possibili, sia per quanto riguarda la loro formazione nel mondo dell'università, sia per quanto riguarda ciò che accade una volta varcate le soglie dell'Ateneo, non è qualcosa che deriva da ciò che è eticamente giusto, non è una questione di essere più o meno buoni, non è una questione di essere così più o meno politically correct, perché oggi è di moda parlare di diversità e di inclusione. In realtà è proprio invece l'idea di rispettare le regole del vivere insieme, regole che trovano anche un loro riconoscimento sia a livello internazionale che, come ci ricordava la professoressa Faleri, a livello nazionale. E l'università deve necessariamente essere lo spazio in cui queste regole, queste norme trovano la loro più vera applicazione. L'università deve essere il luogo del dialogo, il luogo dello scambio, il luogo in cui si cresce insieme, sia noi che stiamo da questa parte della cattedra che coloro invece stanno di fronte a noi. Ricordava la professoressa Faleri il principio dell'accomodamento ragionevole, che fa parte appunto uno dei principi fondamentali della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Ricorderei un altro principio che emerge molto fortemente in quel testo e nei negoziati che hanno prodotto poi il testo finale, è la
convenzione più recente delle Nazioni Unite sui tema della tutela dei diritti fondamentali. Beh, questo secondo principio è niente a proposito di noi senza di noi, cioè l'idea che per poter tutte e tutti fare dei passi in avanti e creare delle comunità veramente inclusive, delle comunità dove le differenze sono valorizzate, è necessario che tutte e tutti possano partecipare. E soprattutto oggi che parliamo di questioni legate alla disabilità, è necessario creare spazi di ascolto e di attenzione verso le persone che questi problemi li fronteggiano tutti i giorni. E credo che dobbiamo, se ancora è rimasta un piccolo pezzetto di noi, di paternalistica attenzione verso coloro che percepiamo come più vulnerabili o bisognosi di speciali attenzioni, ecco, forse è il momento, e l'università è il luogo dove questo deve accadere, di spogliarci dei nostri paternalismi, dei nostri atteggiamenti di fare in qualche modo della beneficenza, diciamo così, perché invece ciò che dobbiamo fare appunto è ascoltarci, capire quelle che sono le reciproche esigenze, creare degli spazi e delle opportunità dove tutte le persone sviluppano il loro potenziale, a prescindere dalle loro caratteristiche individuali. E quella di oggi è una delle varie occasioni che all'interno di questo Ateneo cerchiamo di costruire proprio con questo obiettivo. Quindi ringrazio tutte le persone che hanno organizzato questo evento e mi predispongo io stessa all'ascolto e all'apprendere. Grazie. Grazie, grazie alla professoressa Viviani. Allora entriamo quindi nel vivo del dibattito di oggi e lo facciamo con l'intervento della professoressa Alessandra Romano, professoressa associata in didattica generale e pedagogia speciale, esperta in disability management. Vengo, professoressa, qui dal podio, che ci sono delle slide da proiettare. L'intervento della professoressa Romano ruoterà intorno alla disability management e le culture organizzative, questione di ricerca. Perché? Perché ci sarà la presentazione del progetto All Inclusive che l'Università di Siena ha vinto per il bando 2022 della Fondazione Italiana Autismo. Quindi andremo nel concreto anche nel parlare di un progetto. Alessandra, a lei. Grazie, grazie mille. Io ringrazio ovviamente il magnifico rettore, la delegata alle politiche di inclusione Alessandra Viviani, la delegata al placement Claudia Faleri per l'opportunità di parlare di questo progetto. Come introdotto, io rappresento un po' quel campo di studi che si occupa proprio dello studio dei dispositivi per la gestione della diversità e della disabilità nei contesti istituzionali, scolastici e organizzativi. Oggi però con voi voglio confrontarmi e avere l'opportunità di presentarvi un progetto che è stato vinto dall'Università degli Studi di Siena di recente, luglio 2023, e che riguarda proprio lo studio dei dispositivi metodologici e tecnologici per la costruzione di percorsi di orientamento al lavoro con studenti delle scuole superiori, con particolare riferimento a studenti con neurodiversità e autismo. Perché questo progetto? Non voglio tediarvi con un approfondimento delle diverse fasi della proposta progettuale, ma piuttosto con una narrazione, cioè il perché e per come di un progetto come questo, che ha avuto comunque un finanziamento dalla Fondazione, è stato riconosciuto e ha avuto questo finanziamento. Prima di tutto ho sistematizzato quelli che possono essere gli orientamenti normativi europei e italiani che più di altri hanno per noi un significato specifico. Le linee guida, le strategie europee per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, noi siamo abituati a pensare all'Agenda 2030 di sviluppo sostenibile. Immaginate se un documento di questo tipo viene ad essere prodotto anche per i diritti delle persone con disabilità e viene ad essere promosso a livello europeo. E in queste linee ci sono già degli indirizzi importanti che riconoscono l'accesso al lavoro come una leva strategica per una
vita autonoma, un pieno diritto di partecipazione alla comunità sociale e produttiva per le persone che possono avere una condizione di disabilità. Oltre questo ci sono le linee guida sul collocamento mirato che sono state menzionate e che sono state riviste proprio a marzo 2022, e anche il PNRR individua come linea d'azione strategica quella di costruire dei progetti ponte che servono a proiettare, ad accompagnare le persone adulte in condizione di disabilità verso l'inserimento nel mondo del lavoro. Quindi questa priorità, che per noi è una priorità anche dal punto di vista scientifico, è un tema emergente ed è un tema su cui tanto a livello europeo quanto a livello nazionale si sta investendo, anche attraverso risorse specificamente dedicate. In questo contesto io voglio, insieme a voi, sul perché di questo progetto, scendere su un altro aspetto specifico, che è quello della situazione attuale nelle scuole superiori. Parleremo più tardi dell'importanza, ci sarà appunto un intervento proprio su una piattaforma che supporta il matching tra la condizione di occupabilità di persone con disabilità e le proposte del mondo del lavoro. Vi voglio dire che, andando a ragionare, studiando i processi di inserimento lavorativo, ci siamo resi conto, lavorando a stretto giro con le aziende e con le scuole, che in realtà l'orientamento al lavoro non si costruisce solo quando siamo già all'interno di un percorso adulto, ma è un qualcosa che va costruito in itinere, è un qualcosa che deve fungere da accompagnamento lungo tutto l'arco della vita dello studente e della studentessa. Per cui abbiamo iniziato a ragionare sulla possibilità di costruire un sistema di ponteggio verso il mondo dell'adultità e l'inserimento nel mondo del lavoro, che però iniziasse con gli studenti delle scuole superiori e non direttamente quando in qualche modo questi studenti e queste studentesse sono già fuori dal percorso scolastico. Un'altra specificità che voglio dirvi: nell'andare a studiare i dispositivi formativi e i dispositivi di supporto organizzativo per l'inserimento al lavoro delle persone con disabilità, ci siamo resi conto anche di una inefficacia di un approccio generalista. Noi non possiamo tematizzare il connubio tra lavoro come strumento di emancipazione e disabilità senza tener presente delle caratteristiche situate delle persone che aspirano ad una condizione di occupabilità. Ed è quindi in questo scenario che abbiamo iniziato a tematizzare che esisteva una sfida nella sfida, quella di supportare l'inserimento lavorativo di studenti e studentesse con autismo e con disturbi del neurosviluppo, che hanno delle caratteristiche specifiche, anche in termini giustamente comportamentali, di tipo di risorse fisiche, risorse materiali, risorse in termini di persone di cui necessitano, e che sono oggetto di una stigmatizzazione sociale, se possibile ancora più discriminante rispetto ad altre forme di disabilità. In questo scenario abbiamo elaborato questo progetto, che prevede lo studio, la ricerca nelle scuole, con i docenti, con le associazioni di settore, con le famiglie e con le aziende, dei dispositivi di supporto all'orientamento al lavoro di studenti e studentesse con autismo e disturbi del neurosviluppo. Per farlo prevede chiaramente un approccio di tipo multi-stakeholder. Io vi ho menzionato gli attori istituzionali e organizzativi, perché questo non è un tipo, per costruire un orientamento al lavoro efficace noi abbiamo bisogno di lavorare in una logica collaborativa e di complementarietà tra le diverse istituzioni. Non possiamo lavorare imponendo qualcosa dall'ambito della ricerca scientifica. Ci facciamo carico di una sfida sociale. Ce ne facciamo carico. Solo nella nostra regione ci sono più di 18.000 studenti nelle scuole tra i 5 e i 18 anni che hanno una diagnosi di disabilità. Per questi studenti si possono pensare appunto un orientamento universitario che sia funzionale, che sia rispondente alle loro esigenze educative, ma è necessario pensare anche a una traiettoria occupazionale, una traiettoria di inserimento lavorativo. Il numero di studenti e studentesse con diagnosi di autismo
nella nostra regione è in crescita. Che fare? Tra l'altro noi dovremmo parlare di autismi al plurale e non di autismo al singolare, perché, come dire, le manifestazioni sono veramente molteplici e quindi abbiamo bisogno di costruire dei percorsi che siano altamente personalizzati e anche funzionali alla costruzione di un'identità professionale per gli studenti e le studentesse con autismo e disturbi del neurosviluppo. Vado avanti, perché nel raccontarvi la storia di questo progetto adesso vi ho raccontato il perché e non sono entrata troppo nel dettaglio delle questioni numeriche su cui pure ci sarebbe da riflettere. A seguito degli ultimi dati che noi abbiamo dell'Istat, parlano di oltre 1.800.000 persone in condizioni di disabilità che hanno una necessità, una domanda di occupabilità rispetto alla quale le logiche del collocamento mirato non sono sufficienti, le risorse per il collocamento mirato non sono sufficienti e quindi ci si avvia attraverso dei percorsi che sono di inserimento lavorativo più mobile, più flessibile, apprendistati, stage, condizioni di laboratori protetti e che servono a fare proprio da ponteggio, mi piace questa frase, mi piace questa espressione, tra il percorso scolastico e l'inserimento nel mondo del lavoro. Che faremo? Il primo anno andiamo nelle scuole, giustamente, e andiamo a lavorare con i docenti, con le famiglie, con gli studenti e le studentesse per capire, per intercettare le esigenze specifiche che questi hanno, proprio per non costruire dei dispositivi formativi che valgono per tutti e che però mancano di quella situatività necessaria per rispondere alle esigenze degli studenti con autismo e con disturbi del neurosviluppo. E nel secondo anno costruiremo insieme alle aziende che già hanno aderito al network interistituzionale dei percorsi di impresa simulata, altro termine che ritorna molto nei progetti per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità, specificamente con disabilità intellettiva. Che sono questi percorsi di impresa simulata? Sono dei percorsi formativi all'interno del quale però quello che si va a studiare in chiave simulativa in una condizione di apprendistato professionale sono le diverse professionalità, le mansioni lavorative, i rischi relativi a queste mansioni lavorative. Mi direte perché? Perché una delle criticità per gli studenti con autismo è quella di non avere o comunque di avere delle difficoltà nel prefigurarsi che cosa si va a fare nelle aziende. Mentre per noi è scontato quasi avere una prefigurazione delle mansioni lavorative, questo automatismo non è scontato per tutti. E allora abbiamo bisogno di creare dei percorsi protetti che li aiutano a prefigurarsi che cosa si fa in un determinato contesto professionale, come muoversi e ovviamente quali sono i rischi e le responsabilità che sono connesse. Lineare. Come lo faremo? In che modo? Questo è l'insieme delle scuole in cui sperimenteremo questi percorsi di impresa simulata. Ci viene, diciamo, d'aiuto, abbiamo scelto di lavorare con classi del quarto e del quinto anno delle scuole superiori a noi prossime, del territorio a noi più vicino. Perché? Perché abbiamo bisogno di ragionare anche in un'ottica di ricaduta prossimale, per poi pensare di trasferire i risultati di questo progetto su una scala più nazionale, se vogliamo che veramente abbia un impatto. Se vogliamo che veramente abbia un effetto nell'aumento delle traiettorie occupazionali di studenti e studentesse delle scuole superiori con disturbi del neurosviluppo e autismo. In questo ci viene d'aiuto la tecnologia, la ricerca scientifica che si mette al servizio di problemi reali, cioè i percorsi saranno anche tecnologicamente avanzati, utilizzeremo le tecnologie dell'intelligenza artificiale per aiutare gli studenti in un'ottica simulativa a prefigurarsi diversi scenari professionali. Questo è un esempio del tipo di artefatto tecnologico che ci può venire in supporto. Perché avevamo originariamente immaginato di realizzare dei scenari di impresa simulata in realtà virtuale aumentata, ma la capacità di leggere le esigenze delle persone con autismo ci ha aiutato a dire che queste persone hanno bisogno di agganci visuali
sono degli apprendenti visuali e che non necessariamente la tecnologia della realtà aumentata è quella loro più friendly. Quindi abbiamo cercato insieme un tipo di supporto tecnologico che ci aiutasse, che fosse soprattutto accessibile per le persone a cui è destinato, non che piacesse a noi. Mi avvio verso le conclusioni. Vi ho raccontato un po' il perché e un po' il per come di questo progetto. Mi viene da concludere con il per chi. Un progetto come questo, ribadisco, risponde ad una sfida, ad un problema reale. Partiamo da numeri. I numeri sono persone, sono esigenze di autonomia, sono esigenze di indipendenza. E il modo in cui insieme a una pluralità di attori istituzionali, ribadisco, possiamo metterci al servizio per costruire delle traiettorie scientifiche che abbiano un impatto sul sociale. Senza questa lavoreremo con i docenti, non vi ho detto una cosa, un altro aspetto, che l'idea è formare anche i docenti delle scuole superiori affinché siano dei professional learning job advisor, cioè degli orientatori professionali. E questo è arrivato prima che anche il Ministero istituisse la figura del docente tutor e orientatore nelle scuole superiori con il decreto e la disposizione del settembre 2023. Perché? Perché abbiamo capito che c'è bisogno di un'ottica sistemica, non di un lavoro sull'individuo. Da una parte la capacità di strutturare percorsi personalizzati e situati, dall'altra parte la necessità di un ragionamento di tipo sistemico interistituzionale. E chiudo. L'impatto. Per chi? Questo progetto avrà una sua ricaduta non solo nella esportazione del tipo di progettualità che c'è a monte e a valle nella costruzione del percorso di orientamento al lavoro, anche nell'uso di un certo supporto tecnologico, ma soprattutto avrà una sua ricaduta rispetto alla possibilità poi effettivamente di costruire degli inserimenti lavorativi insieme alle aziende che sono coinvolte, che sono, ribadisco, aziende del territorio nazionale e nello specifico anche del territorio locale. Questo approccio interistituzionale è quello che può rendere, che può aiutare a rendere le comunità che abitiamo, delle comunità che sono realmente in grado di farsi carico di esigenze diversificate e di costruire traiettorie di piena partecipazione. Vi saluto chiedendovi una mano. Questo progetto non è perfetto, anzi, probabilmente ha molti punti che richiedono di essere disambiguati. Per cui, se volete, se vi interessa, se pensate che in qualche modo ci potete dare un aiuto a capire che cosa possiamo considerare meglio o di più, scannerizzate questo QR code e lasciateci il vostro feedback. Grazie. Grazie, grazie alla professoressa Romano. Allora, adesso, dopo aver inquadrato, grazie appunto all'intervento di Alessandra Romano, un progetto e quindi come in questo caso l'Università di Siena si è posta degli obiettivi di interazione concreta, andiamo a vedere concretamente delle storie che arrivano dal mondo delle aziende, quindi ci spostiamo dall'altra parte, nel mondo produttivo. Allora, io chiederei intanto di raggiungerci, poi la professoressa Faleri tornerà per i saluti finali, Emanuele Bravi, che è Store Excellence Team and Quality and Inclusion Specialist in Procter & Gamble, quindi benvenuto Michele Emanuele stamani con noi, e il direttore generale di Confindustria Toscana Sud, Antonio Capone, e dovrebbe collegarsi con noi Dorianna De Benedictis, che è Diversity Inclusion Leader in Ernst & Young. Grazie, buongiorno a tutti. Facciamo una cosa un po' ice break. Allora, vi chiedo al mio tre di battere una sola volta con le mani fra di loro per far sentire un po' la quantità delle persone che sono in questa sala, ok? Uno, due, tre. Tutti coordinati, bravissimi. Ok. Si può, secondo voi, applaudire
con una sola mano? Applaudire con una sola mano. Ok. Che cosa è successo adesso nel giro di pochi secondi? Sono successe due cose. La prima è iniziare ad introdurre una riflessione sul fatto che avessi bisogno di un contatto col pubblico per non parlare da solo con me stesso, cosa che non potevo prendere con la vista essendo non vedente. E quindi questa è già una riflessione sul ok, come facciamo a sentire di essere in connessione nella stessa sala? E questo è un bisogno di relazionarsi con l'esterno. Però attenzione, perché questo bisogno è stato un bisogno dettato dalla disabilità visiva. E quindi dopo ho introdotto un'altra domanda. Ma si può applaudire con una mano? Perché io nel chiedere il mio bisogno non ho considerato che magari qualcuno potesse avere una limitazione o una difficoltà nell'applaudire con due mani. E qui si passa al livello più ampio e successivo. La disabilità è un mondo gigantesco, liquido e denso, ok? Ne abbiamo un poco più del 5% della popolazione italiana con una disabilità certificata e riconosciuta, ma c'è anche un percepirsi con delle difficoltà, ok? Ci sono persone fortemente miopi che non sono disabili visive, ma che comunque hanno bisogno di accortezza. Ci sono persone che momentaneamente, perché magari, non so, vanno a sciare in montagna e rimangono per qualche mese con una gamba ingessata e magari non riescono ad andare allo stesso supermercato dove vanno quotidianamente perché non ci sono delle porte automatiche che si aprono. Sono a spinta. Io sono entrato in Procter & Gamble 2 anni fa, relativamente presto, dopo una serie di anni passati nella consulenza. Sono originario di Rimini, mi sono trasferito a Milano per completare gli studi in psicologia del lavoro e delle organizzazioni e dopo diversi anni appunto nel cercare di sensibilizzare dall'esterno con dei workshop delle aziende sono arrivato al Covid che ha un po' chiuso in realtà le relazioni con il pubblico e mi ha fatto un po' riflettere su che cosa avessi voluto fare nella vita. Mi sono avvicinato a pratiche di mindfulness, consapevolezza e casualmente sono arrivato ad un inclusion job day dove un referente HR di Procter & Gamble che non conoscevo come azienda ha trovato molto curioso e creativo il mio curriculum. I primi 6 mesi di tirocinio sono stati nell'HR ed è stato un momento molto importante perché mi affacciavo per la prima volta ad una multinazionale dall'interno cercando di capire come poter essere utile in una maniera che fosse connessa ad una multinazionale globale. Not so easy, non così semplice, ma allo stesso tempo molto stimolante. Procter & Gamble è stata fin da subito motivata, aperta, ma senza alcun tipo di esperienza. Sono stata la prima persona non vedente ad entrare nella sezione italiana e quindi per questo è stato un po' un cercare di capire reciprocamente come aiutarsi. Mi sono state fornite le tecnologie per poter lavorare a distanza perché la sede fisica di Procter & Gamble è a Roma e io ho potuto continuare a lavorare in smart working da Milano e mi hanno anche motivato nel cercare di capire
come entrare maggiormente a contatto con la cultura aziendale, che non era soltanto in smart working, ma era fisicamente. Quindi hanno promosso, dopo una serie di difficoltà legate al socializzare post-Covid, nel motivarmi a riprendere il treno e a scendere a Roma e conoscere com'è l'ambiente lavorativo, avvicinarmi in modo che anche loro avessero la presenza della persona con disabilità, capendo quali erano i need specifici. È stato un momento molto bello che mi ha fatto sentire a casa e ha generato un'occasione, un'opportunità, perché dopo quei 6 mesi è arrivato il contratto indeterminato all'età di, insomma, oltre trentenne, ed è tutto quanto stato veicolato all'interno del canale del sales. Quindi un'occasione non soltanto di passare ad un reparto business, ma di accrescere le mie skills, e quindi dall'ottica consulenziale passare a quella più manageriale. E questo è interessante perché mi ha fatto ampliare ancora di più lo sguardo, tra virgolette, su tutto quello che c'è rispetto alla disability in Italia. E molti dati sono frammentari, sono da ricercare veramente con tanta pazienza e in una maniera certosina. Molto spesso delle attivazioni ci sono a macchie di leopardo, e quello che si sta facendo con Procter & Gamble è cercare di capire come strategizzare, come rendere possibile un'attivazione con un sistema di riferimento. Alcune attività che ho fatto sono state la campagna di comunicazione per Dash, che ha introdotto per la prima volta un packaging che da un lato ha delle materie sostenibili, quindi è fatto al 70% da materia riciclata, riciclabile al 100%, certificato FSC, ma è anche un packaging inclusivo. Per la prima volta si prende in considerazione anche il target delle persone con disabilità nel largo consumo. C'è un QR code che si può scannerizzare con la sintesi vocale di qualsiasi smartphone e ti legge le istruzioni che sono sul packaging. Quindi nessuno prima di quel momento mi si era messo di fianco così per passione a leggermi tutto quello che c'era scritto su un prodotto di questo tipo, e per me si è aperto un mondo. Un simbolo tattile che distingue il packaging rispetto ad altre scatole, e anche un'apertura facilitata in cartone per chi ha delle difficoltà e delle limitazioni fisiche alle mani. Ecco, oltre a questo, l'altra campagna super importante è stata con Oral, che intende educare l'igiene sanitaria anche per persone con disabilità, perché quasi più di un terzo delle persone con disabilità hanno delle problematiche legate all'igiene dentale, perché non si hanno avuto gli strumenti per comprendere come educare all'igiene dentale, o anche perché semplicemente non ci sono supporti per aiutare persone con autismo a lavarsi i denti in casa con i genitori che devono tenere la bocca dei figli, o dentisti che non sono educati a trattare questo tipo di problematiche. È un lavoro cross brands legato anche al corporate, ad una crescita reciproca che fa riflettere sul fatto di iniziare a pensare che tutto quello che c'è attorno a volte è stato pensato in una maniera usabile più che accessibile. Faccio sempre questa differenza
L'usabile è qualcosa che posso comunque usare, ma magari ho bisogno di strategie di adattamento per poter utilizzarlo al meglio. Le Dash Pots che c'erano prima, che erano con una scatola di plastica grande, non avevano dei simboli tattili di riconoscimento, quindi magari dovevo mettermi lì a fare l'etichetta con l'alfabeto Braille per i non vedenti per distinguerla da altre scatole. Sì, prendevo il predosato, lo mettevo nella lavatrice ed arrivavo comunque a fare il bucato, ma per distinguerlo rispetto ad altri prodotti avevo bisogno di adattamenti. E questo è l'usabile, comunque ce la si fa. L'accessibile è: ce la si fa e non devo pensare a niente, perché quel prodotto è pensato per essere accessibile e quindi non ha un target di riferimento. Non c'è la persona media normodotata che prende quel prodotto, ma c'è una pensata a 360 gradi su quelli che possono essere i consumatori in generale. E questo è molto importante perché, come si è detto, la disabilità è molto diversificata, non c'è una ricetta unitaria, è una fase dove collaborare, condividere, connettersi è importante, e siamo in una fase dove il movimento sta crescendo sempre più, riconoscendo che facciamo tutti parte di un'integrazione sociale e tutti quanti avremo a che fare con limitazioni, difficoltà e non essere performanti al 100%. Questo con anche l'aging che aumenta sempre più, con incidenti permanenti o temporanei che possono accadere. Quindi pensare a delle soluzioni per tutti allarga la possibilità di poter includere le persone. E in uno spazio dove si pensa all'innovazione non si può non pensare anche all'inclusione. Buongiorno, buongiorno, grazie per essere collegata con noi. Diversity Inclusion Leader in Ernst & Young. Cosa significa, di cosa si occupa? Allora, io ho provato a spiegarlo ai miei bambini, io ho trovato il modo più efficace per farlo. Dico che chi si occupa di Diversity, Equity and Inclusion si prende cura lavorano in azienda, cercando di trasferire, di diffondere i valori del rispetto, dell'accoglienza, dell'inclusione in tutto quello che l'azienda fa, perché non può esserci che coinvolga tutte le persone che ne fanno parte e tutte le funzioni di un'azienda. Quindi il mio è un lavoro trasversale, quindi lavoro del team delle risorse umane, quindi lavoro con tutte le funzioni senz'altro delle risorse umane, ma poi lavoro anche con tutte le unità di servizio dell'azienda per sviluppare progetti, per sviluppare iniziative che siano in grado di aumentare da un lato la consapevolezza sui diversi temi legati alla diversità, equità ed inclusione e dall'altro sviluppare progetti concreti. Vengo da 19 anni in IBM, dove mi sono occupata, tra le altre cose, anche di Diversity, Equity and Inclusion gli ultimi 4 anni, e poi sono arrivata in EY per fondare la practice della Diversity, Equity and Inclusion. In particolare, oggi l'argomento è quello della disabilità, che è uno degli argomenti degli argomenti di cui si occupa un Diversity, Equity and Inclusion Leader. E voglio fare un passo indietro per giusto crearvi un'informazione di contesto. Io ho fatto la recruiter per tantissimi anni e quando ero in IBM in particolare ero la persona che si occupava di recruitment di persone appartenenti alle categorie protette. E diciamo che il mio approccio a questo argomento si è evoluto nel tempo grazie alle infinite persone che io ho potuto incontrare, a cui ho offerto un'opportunità di lavoro. E
Ho ascoltato con molta attenzione Manuele e mi ha molto colpito quello che ha detto, perché credo che tutta la differenza del mondo la faccia la modalità in cui una persona viene accolta in azienda. Vi racconto una brevissima storia. Facevo la recruiter e a un certo punto sono stata chiamata dall'amministratore delegato, che mi dice: Doriana, guarda, stiamo realizzando un progetto con il Politecnico di Milano. Una cosa su cui ci siamo impegnati è trovare un'attività lavorativa per un ragazzo che ha una disabilità molto grave, che vorrei che tu incontrassi. Perché io dico: va benissimo, ho fatto fisso il colloquio. La persona viene da me in azienda e io avevo veramente assunto tantissime persone con tantissimi tipi di disabilità, ma di questa persona sapevo che aveva una disabilità degenerativa, ma non avevo molti dettagli, anche perché questi sono dati sensibili, come potete immaginare. Vedo arrivare questo ragazzo davanti a me seduto su una sedia a rotelle, aveva le gambe attaccate al petto e muoveva soltanto un dito della mano destra. Man mano che si avvicinava, io ho cominciato ad avere il cuore che mi batteva all'impazzata, perché pensavo: ma io come faccio ad offrire un lavoro a lui? Come faccio? Che tipo di lavoro gli faccio fare, no? E man mano che si avvicinava, il mio cuore batteva ancora più forte. Perché il problema è che spesso non si è equipaggiati, no? Per poter rispondere a determinate esigenze. Allora, la cosa che ho fatto d'istinto, mi sono abbassata e ho messo la mano sulla mano che lui poteva muovere e gli ho detto: ciao Osvaldo, sono Doriana. E lui mi ha detto: brava, hai iniziato con il piede giusto, guarda me. Non guardare il mio corpo in questo momento, io sono molto più di quello che vedi. Bene, in quel momento il mio viso si era serenato, gli ho fatto un sorriso e gli ho detto: ok, allora Osvaldo, sediamoci, vieni da me, mi siedo, cerchiamo di capire insieme come possiamo costruire un'attività lavorativa che tu possa fare, che tu voglia fare. E così abbiamo immaginato, siamo stati un'ora ad elencare quello che lui piaceva fare, quello che lui sentiva in grado di fare, e poi è iniziata la mia ricerca interna di uno stakeholder, no? di una persona che potesse credere in questo progetto. E ho trovato questa persona, le abbiamo costruito, le abbiamo disegnato la job ad hoc. Abbiamo peraltro definito una postazione di lavoro per lui, sia in sede che, siccome lui viveva a Cremona, una postazione in università a Cremona per permettergli di essere sempre in un contesto in cui lui potesse sentirsi sereno e quindi lui poteva lavorare con noi sia da remoto che quando veniva in sede in fisicamente. E lui, io ero in costante contatto con il Politecnico di Milano, dove c'era un medico che lo seguiva, che mi diceva che la sua patologia si era arrestata, che lui era più felice che mai. E lui in questo momento non c'è più, perché purtroppo una malattia respiratoria l'ha portato via poco prima che uscissi da IBM. Ma lui mi ha insegnato tantissimo, perché lui è stato soltanto l'inizio di una serie di inserimenti fatti con un criterio completamente diverso, perché il problema reale di quando si parla di inserimenti di persone appartenenti alle categorie protette è che le aziende concepiscano questo come una medicina amara da ingoiare e non ci si dà la possibilità di guardare oltre e di fare quel passo in più che ti permette di mettere al centro la persona. E di lì è iniziato il mio progetto, che è quello che poi ho portato anche all'interno di Why, che è quello veramente di partire dalla persona. E sono arrivata in Why e questo argomento veniva affrontato, come in molte altre aziende appunto, come un obbligo, perché noi sappiamo che c'è la legge 68 del 99 che impone una determinata percentuale
di persone appartenenti alle categorie protette, che poi si possono inserire in modalità differenti, però il punto è che nessuno stava andando a guardare l'opportunità. Ecco, ho cercato proprio di aiutare a fare questo passaggio. Abbiamo sviluppato una serie di momenti di riflessione, abbiamo fatto un progetto, un laboratorio sulle paure, perché ci siamo resi conto che questo è un argomento che crea molta resistenza, ma principalmente perché non c'è la conoscenza, non esiste la dovuta conoscenza su questo argomento, e quindi pian piano siamo arrivati alla realizzazione di un progetto, che era un progetto sulla neurodiversità e neuroatipicità, che ha visto una collaborazione con Fondazione Adecco, che vedeva l'inserimento per ogni persona inserita all'interno di UI. UI è una società di consulenza, una società di consulenza di servizi a 360 gradi, quindi dalla consulenza strategica alla consulenza finanziaria, al controllo di gestione. E quindi diciamo che le opportunità sono tantissime, e per ogni persona inserita all'interno della DY, Fondazione Adecco ne avrebbe formata un'altra per entrare nel mondo del lavoro. Ma per poter inserire una persona con spettro autistico all'interno dell'azienda, noi abbiamo dovuto rivedere le nostre modalità, abbiamo dovuto formare le nostre persone, non soltanto le recruiter, ma anche i team in cui la persona sarebbe stata inserita. E ci siamo resi conto che questa cosa ha funzionato, e molto bene. Perché? Perché le migliorie apportate, la trasformazione che abbiamo portato all'interno dei team, ne hanno beneficiato tutti. Come diceva bene prima Emanuele, quando tu pensi a una cosa che va bene per tutti, si dice inclusive by design, la disegni per tutti alla fine, tutti ne possono beneficiare, non soltanto una singola persona. Abbiamo notato che ne stava beneficiando l'intero team, tant'è che dei team vicini hanno detto ma perché non possiamo inserire anche noi una risorsa con spettro autistico? Abbiamo provato anche con un'altra persona. La cosa interessante è che non ci siamo focalizzati sulle le persone considerate Asperger, quelle che si chiamano Asperger o che erroneamente si dice che sono ad alto funzionamento. Come dice Nicola Campora, la persona che ha fondato Pizza Out, non esistono, le persone non funzionano, esistono. E noi ci siamo concentrate su quelle che sono considerate a basso funzionamento, per dimostrare l'obiettivo del progetto, si chiama Coloriamo l'Invisibile, voleva essere dimostrare che era possibile permettere alle persone di essere inserite al posto giusto, al momento giusto, e permettere loro di potersi esprimere al meglio. E quindi queste persone, da essere una è diventata due, da due a tre, da tre a quattro, da quattro a cinque. E stiamo continuando con questo progetto, ma questo ci ha fatto capire che era fondamentale lavorare sulla cultura dell'azienda. Quindi inizierà tra poco un progetto molto grande che impatterà tantissimi hiring manager della nostra firm, in un progetto che si chiama Inclusive Hiring Academy. È un progetto che è disegnato con l'obiettivo, con tre obiettivi principali. Da un lato, in realtà sono quattro, comunque il primo è quello appunto di creare una consapevolezza su che cosa significa accogliere e integrare le disabilità e le fragilità in azienda. Dunque imparare a conoscere i vari tipi, le varianti, come gestire situazioni delicate e complesse, utilizzare linguaggi e pratiche inclusive. Tutto questo coinvolgendo la leadership e i diversi team delle risorse umane e delle linee di servizio, al fine di rafforzare una cultura aperta, accogliente e inclusiva. Dall'altro, garantire, quindi il secondo obiettivo è quello di garantire l'accessibilità, come diceva prima Emanuele,
garantire l'accessibilità delle attività lavorative, nonché delle diverse tecnologie digitali messe a disposizione, con maggiore trasparenza e coerenza verso le persone che necessitano a volte semplicemente di un adeguamento dei sistemi, ma anche dei processi e delle modalità lavorative, perché non è detto che tutti facciano quel tipo di lavoro nello stesso identico modo. Bisogna però avere la flessibilità di aprirsi alla possibilità che qualcuno lo faccia in maniera diversa, ma per farlo serve cultura. Terzo punto è quello di espandere la rete di alleati e alleate all'interno dell'azienda al fine di accrescere il senso di responsabilità, perché è necessario e fondamentale che ognuno senta addosso di essere parte della trasformazione, di essere impattato, perché spesso cosa si sente dire? No, ma vabbè, ma io non ho una disabilità, quindi io non posso capire. Non è vero, ci si può comunque relazionare, se ci si apre alla conoscenza cambia tutto, cambia anche la modalità. Lo diceva appunto prima Emanuele, che lui è entrato in un'azienda che iniziava in quel momento ad approcciare una persona non vedente. Il punto è sentirsi parte della squadra, parte della journey, parte del viaggio, perché soltanto così si può diventare proattivi nell'applicazione di buone pratiche e nella realizzazione di progetti innovativi che includano le persone con disabilità e fragilità. Io perché parlo di disabilità e fragilità? Perché non è che la disabilità si nasce con una disabilità. La disabilità può sopravvenire in un momento della nostra vita, può essere anche semplicemente per un periodo della nostra vita. Però in quel momento si diventa un po' più fragili, ma questo non significa che si diventa inabili, perché comunque noi usiamo degli strumenti compensativi. Si dice che le persone con neuroatipicità non vogliono essere inserite tra le persone con disabilità, perché loro difendono il fatto che loro hanno semplicemente un diverso funzionamento cognitivo. Ma perché una persona non vedente non utilizza un altro modo di vedere? Quindi bisogna semplicemente veramente allenare la capacità che tutti noi abbiamo di allargare la prospettiva su quello che abbiamo di fronte. E questo è l'unica cosa che può accelerare il processo e il progresso sul tema dell'inclusione. Ultimo punto è quello di sviluppare e implementare progetti concreti di hiring di persone con diversi tipi di disabilità nelle diverse service line, oppure di outsourcing di attività coinvolgendo aziende del terzo settore, associazioni specializzate sul tema. Del resto, la storia di Y, il cofondatore di Y, Arthur Young, si era formato come avvocato dopo aver perso parte della vista ed essere diventato sordo. Si rese conto che non poteva più esercitare questa professione di avvocato in tribunale e si rivolse quindi alla professione emergente della contabilità, che offriva a lui l'opportunità di utilizzare le sue capacità in modi totalmente nuovi. La sua disabilità fu quella che lo spinse verso l'innovazione e l'imprenditorialità, e che ad oggi rimangono le pietre miliari dell'organizzazione di Y. Quindi perché Y non poter aumentare la propria capacità di inclusione, no? Perché non deve andare oltre quello che vede. Per poterlo fare abbiamo stabilito un percorso di fatto a tappe che durerà un intero anno e che coinvolgerà veramente tantissime persone, ma questo con la volontà di creare cultura, perché è soltanto così che le cose possono veramente iniziare a cambiare e che le aziende possano non guardare più all'obbligo di assumere persone appartenenti alle categorie protette, ma possono guardare all'opportunità che non stanno in questo momento considerando. Grazie alla dottoressa De Benedictis. Grazie a voi. Rimanga ovviamente collegata con noi. La parola adesso al direttore generale di Confindustria Toscana Sud, il dottor Antonio Capone, per un racconto un po' una panoramica dal mondo delle aziende del nostro territorio, che prevalentemente sono aziende di
media o piccola taglia, a parte alcuni esempi di grandi aziende. In Confindustria ovviamente lei ha un colloquio quotidiano su tante tematiche, quindi un polso diretto. Tra l'altro la psicologia del lavoro è l'ambito anche di sua formazione, quindi può assolutamente guidarci in questa fotografia delle aziende del territorio. Okay. Grazie, grazie dell'invito e grazie anche di avermi dato la possibilità oggi di partecipare a questo dibattito dove, oltre quello che cercherò di dire, è tanto quello che ho avuto modo di ascoltare. E chiaramente mi è venuta una battuta di dire che non è un convegno freddo, questo è un convegno molto caldo. E è caldo per gli argomenti, è caldo per le testimonianze che abbiamo finora sentito, e quindi cercherò di comportarmi allo stesso modo e cercherò insomma di dare le impressioni che dal mio osservatorio insomma si possono dare su questo tema, ma anche qualcosa di personale. Voi anche perché anch'io provengo da un'estrazione culturale come psicologo del lavoro, quindi sono laureato in psicologia del lavoro, mi sono occupato all'inizio della carriera anche di disabilità, poi insomma il percorso ha seguito altri temi. E vi darò un'interpretazione che è parziale, perché è un'interpretazione di un osservatorio come quello del direttore di Confindustria Toscana Sud, Grosseto Siena Arezzo, però basata su tanta esperienza, tanti anni di navigazione, però è chiaro che non ci sono verità precise, non ci sono nel lato che abbiamo sentito, non ci saranno in quello che dirò, quindi è solo un punto di osservazione che arricchisce il dialogo. E lo farò cercando di utilizzare la schiettezza che era stata detta all'inizio dalle due relatrici, di non parlare di questo argomento cercando solo i lati, quel buonismo, no? Così, ma cercare di analizzarlo. E quindi vi darò anche un po' di punti di osservazione, e come dire, non porterò una best practice, ecco, ce ne sarebbero, le abbiamo sentite, bisogna cercarne, ma vi darò un po' di impressioni. La prima esperienza è negativa, è la mia come datore di lavoro, e io sono direttore generale, quindi ho la responsabilità di un'organizzazione sufficientemente complessa, 70 dipendenti complessivamente, distribuiti in 3 province. E vi ho detto della mia estrazione culturale, quindi l'argomento non mi è indifferente, perché quando mi occupavo di queste cose mi sentivo molto committed, quindi non era un problema di distanza, e quindi ho partecipato con la mia organizzazione ad un progetto di inserimento lavorativo a Grosseto, nella sede di Grosseto in particolare, e con una disabilità psichica. Avevamo avuto altre esperienze di varie attività di inserimenti o di brevi stage, diciamo così, con altri tipi di disabilità, ma insomma con questo avevamo fatto un tentativo di inserimento nell'ambito del progetto, ma anche con il tentativo, dico, siamo sufficientemente maturi, ci sono persone sufficientemente predisposte anche nell'ambito dell'ufficio, e purtroppo abbiamo fatto un inserimento, è durato 6 mesi, poi abbiamo prorogato per 6 mesi, alla fine dell'anno non siamo riusciti a rimanere all'interno di questo progetto, ovvero non c'è stata la possibilità nel nostro caso di contenere o di creare quelle condizioni minime, ma con tante virgolette, perché è soggettivo dal nostro punto di vista, dal punto di vista della persona che era inserita. E quindi a un certo punto, con grande 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 dispiacere, abbiamo dovuto accettare l'idea che questa integrazione non era riuscita, e quindi vi invito a riflettere su una cosa, da immaginare le aziende come un organismo, come una persona. Di fatto lo sono, le organizzazioni sono persone, cioè sono persone, sono organismi che hanno una loro dimensione, e all'interno di queste dimensioni si possono evidenziare le debolezze e le forze. E quindi quell'equazione io me la so spiegata così, perché non c'era, cioè
la nostra debole forza, insomma, il nostro livello di capacità, di forza, non era in grado di gestire proficuamente, minimamente proficuamente, ma insomma sempre soggettivo, in maniera positiva. E quindi questa cosa è una cosa di cui dobbiamo tener conto, soprattutto poi dall'osservatorio che vi sto raccontando, quindi non quello delle best practices, delle eccellenze o delle grandi aziende che riescono mirabilmente a portare avanti progetti di inclusion veramente validi e significativi, sia nella loro specificità sia nella loro dimensione quantitativa. E guardavo ora, mentre aspettavo, ora ho utilizzato il termine quantitativa, e nel rapporto del settimo rapporto della Regione Toscana, il numero di iscritti alle liste di disponibilità sono 40.000. E lì dentro che non dovremmo cercare di lavorare e accettare alcune cose. Quindi una delle cose che dico è che, ahimè, le imprese, le aziende sono degli organismi e sono spesso degli organismi deboli, e quindi rifuggo da chi con semplicità a volte, come dire, individua nel mondo del lavoro la soluzione di tutte, la possibile soluzione, e se con troppa semplicità, come con semplicità non si può trattare il fenomeno della disabilità, con la stessa semplicità non si può additare alle imprese il fatto di non essere in grado o essere restrosi. Questo pezzettino lo concludo, questa immagine, semplicemente dicendo che l'impresa, nel suo modo di funzionare, è un funzionamento, ha dei processi produttivi e deve produrre qualcosa, e le persone che stanno lì devono essere orientate a produrre qualcosa con tutti i limiti, anche senza pensare alla disabilità, perché, come detto, fragilità e carattere, insomma, tutte le stranezze del mondo dentro le imprese si trovano. Ecco, e lo scopo è quello di vedere dove all'interno dei processi produttivi che esistono, che l'azienda deve portare avanti, sia possibile trovare dei meccanismi di integrazione. E se non teniamo conto, cioè se non partiamo anche dall'impresa, è giusto partire dalla persona con disabilità, ma dovremmo anche partire dalle imprese. Ripeto, vi sto dando una visione parziale, e sicuramente c'è, ed è stato citato, il fatto che le imprese, come vedono la legge 68, come una medicina amara, ma io vi assicuro che, ed è un'esperienza personale, laddove la disabilità, se anche in minima parte riesce a essere coerente con i processi produttivi, la maggior parte delle persone, a partire dai titolari ma anche dei colleghi, si sentono bene. La difficoltà nasce quando è veramente difficile generare una condizione di partecipazione al processo produttivo. E però sicuramente qualcosa bisogna fare, ecco, non è che data questa considerazione e prese in qualche modo, non dico le difese, ma insomma dare un po' di dignità anche alle difficoltà che le imprese trovano nei loro inserimenti, qualcosa bisogna fare. E qui concludo dicendo che secondo me il mondo si sta allargando, ma si sta allargando da tanti punti di vista, e dico subito che dentro questo allargarsi del mondo sicuramente si amplieranno gli spazi per trovare queste sinergie e per creare, come dire, un maggiori esperienze, maggiori numeri di inclusione nel mondo del lavoro per i disabili. Si sta allargando per due motivi fondamentali. Uno è stato citato ed è sotteso anche alle esperienze, alcune esperienze che abbiamo sentito, che è quello della tecnologia. Non c'è dubbio che all'ampliarsi dei supporti, chiamiamoli così, tecnologici, aumentano le possibilità, opzioni, probabilità di poter condividere. Il lavoro che diceva Emanuele è comunque di generare un prodotto all'interno del quale, ora parliamo
del prodotto verso l'esterno, ma insomma è un prodotto all'interno del quale l'etichetta con un semplice QR code, insomma con quello che è, possa essere letta, aumenta, ma questo succede anche dentro le aziende. Quindi sicuramente la tecnologia aiuta questi percorsi e dobbiamo essere capaci di inventare progetti nuovi, dobbiamo essere capaci di, come diceva la collega che ha appena parlato, di cercarli questi progetti, di farli soprattutto nelle aziende più strutturate e poi poterli replicare all'esterno. Queste sicuramente sono esperienze che dobbiamo continuare a fare, ma poi si sta allargando per un altro aspetto, e con questo vorrei concludere. È perciò che oggi, lo dico in un termine che si usa nel mondo del lavoro, sono i principi ESG. Non so se tutti lo sapete, ma da ormai qualche anno, direi dai 4-5 anni, negli Stati Uniti e comunque dove vive la finanza, dove nasce la finanza principale e poi più avanti, una ondata di, chiamiamolo diciamo così, di voglia di migliorarsi, che nasce dal mondo della finanza, che qualche dubbio lo pone, ma insomma, che nasce di... tira fuori questo paradigma che tutti conoscete. Io ho detto ESG, qualcuno forse no, ma lo traduco in termini più comuni, è il paradigma della sostenibilità. La sostenibilità è il paradigma che oggi, da un punto di vista normativo, guida e guiderà e vincolerà lo sviluppo delle imprese a livello mondiale. Quindi nasce negli Stati Uniti, acquisito dalle Nazioni Unite, ma anche dall'Unione Europea, che già oggi vincola i finanziamenti che i grossi gruppi finanziatori, fondi o le stesse banche danno alle imprese, finanziamenti per fare nuove cose, li vincola alla loro performance ESG. ESG sono le iniziali di tre lettere: Environment, Social and Governance. Cioè, le vincola di fatto al fatto che gli investimenti siano sostenibili, ovvero devono rispondere a criteri di sostenibilità ambientale, di sostenibilità sociale e di sostenibilità di governance ed economica. E qui dentro le aziende si stanno cimentando, tutte stanno adeguandosi, peraltro con un fare, con un sentiment, come un commitment di orgoglio. Le imprese si stanno piano piano trasformando in attori dello sviluppo non solo economico ma anche sociale ed anche ambientale, vorrei dire, non più i nemici dell'ambiente, ma questo è il nuovo trend. All'interno di questo c'è il sociale. Dentro il sociale, se non per predisposizione, diciamo così, ma per performance misurabile, non voglio dire vincolo perché ancora non è un vincolo, la legge 68 è un vincolo, questa è una performance che viene misurata, ci sono sicuramente le attività di carattere sociale. All'interno delle attività delle imprese di carattere sociale, l'inclusione è uno dei criteri che sono lì compresi. E quindi le aziende, e non solo, lo è l'inclusione nei loro diciamo così, processi produttivi, ma lo è nei loro prodotti. Tant'è che il lavoro di cui raccontava Manuele è sviluppato grazie a questa, la chiamerei anche una nuova professione, l'esperto di sostenibilità sociale e quindi di inclusione o di usabilità delle cose da parte di tutti, è un nuovo life motive. Ecco, questo sentiment, aggiunto a tutto ciò che abbiamo già raggiunto, aggiungiamoci la tecnologia, aggiungiamoci questa nuova, diciamo, spinta verso la necessità che le imprese si devono misurare con azioni di carattere sociale, tra cui quindi l'inclusione, lascia prevedere che il futuro, anche per le piccole e medie imprese, ora non parlo dell'officina, ma anche dell'officina, ci sono casi, io ripeto, non ho portato le best practices, ma volevo raccontarvi un po' il punto di vista anche di ciò che succede nelle aziende che trovate, nei capannoni che trovate quando passate sulla strada. E questo è quello che sta succedendo, non sarà risolutivo. Mi sento di fare questa difesa delle imprese perché sarebbe troppo limitato porsi solamente nel colpevolizzare coloro che non riescono, così via. L'obiettivo vero è creare anche piccolo, minimo,
la possibilità di integrare il processo produttivo, cioè la persona inserita deve poter dare un contributo fattivo, piccolo che sia, perché quella è la vera integrazione, non è solo una postazione d'avanzo, insomma, ecco. Bene, questo era lo spaccato e grazie a tutti. Grazie, grazie al direttore Capone. Allora, io vi ringrazio ovviamente per i contributi. Adesso noi andremo avanti e torniamo in qualche modo al mondo dell'università. Grazie, grazie Emanuele, grazie ad Antonio. Dicevo, torniamo al mondo dell'università e lo facciamo con due testimonianze di esperienza di carriera come mentor nell'ambito diversità, equità e inclusione dell'Università di Siena. Lo facciamo grazie a Lorenzo Santoni e Mihai Dragusano. Dragusano è un ricercatore del Dipartimento Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche e mentor per la diversità, equità e inclusione. A te la parola. Grazie. Allora, buongiorno a tutti, sono Mihai Dragusano, ringrazio gli organizzatori di questo evento che mi hanno invitato per presentare un po' la mia testimonianza e il mio percorso che è stato in questi anni e di riportare la mia esperienza. Partiamo con... Ok, partiamo con un po' di informazioni su di me. Chi sono? Sono un ricercatore del SIRS Lab, Siena Robotics System Lab. Da poco sono diventato un professore assistente per quanto riguarda la meccanica e teoria dei meccanismi presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche. Il mio percorso è iniziato con la laurea triennale in Ingegneria Informatica dell'Informazione, conseguita nel 2016, e poi continuato con la laurea magistrale, sempre in Computer Automation Engineering, con curriculum di robotica e automazione, entrambi prese con la votazione massima e per quanto riguarda la triennale sono anche risultato uno dei migliori studenti del corso. A febbraio invece di quest'anno ho diviso la mia tesi dottorale intitolata Design of Soft Rigid Device for Rehabilitative and Assistive Robotics e così ho ottenuto il titolo di dottore in Ingegneria Informatica dell'Informazione con settore disciplinare IND 13, meccanica applicata alle macchine. Durante gli anni di studio di triennale e magistrale sono sempre stato il rappresentante degli studenti e la stessa cosa è successa anche durante il mio dottorato e diciamo i miei interessi di ricerca includono robotica, l'aptica, specializzati per lo più su device per la riabilitazione, quindi campo medico e anche device per l'assistenza come appunto manipolatori robotici come grippers in questo caso. Da poco sono appunto uno dei mentor per la diversità, l'equità e l'inclusione. Qui invece ho riportato un po' del quello che mi è successo, diciamo, nell'ultimo periodo. Ho fatto diversi viaggi internazionali per conferenze e per comunque convegni e per quanto riguarda la ricerca. Siamo stati premiati in diverse conferenze, come ad esempio a Roma, per uno appunto dei dispositivi di assistenza che abbiamo portato e abbiamo presentato in quell'ambito. All'attivo ad ora ho partecipazioni con altre università, sia italiane che internazionali, e attualmente sono coinvolto nella realizzazione di progetti a livello europeo. Ok, vediamo ora a questo punto, si va avanti. Bloccato. Che se è, infatti, ecco. Grazie. Allora, di cosa mi occupo?
Qui sono, diciamo, i tre ambiti di ricerca di mio interesse. Come potete vedere, le due linee che, diciamo, segue tutto il flusso della mia ricerca sono la riabilitazione e l'assistenza. Tutto quello che vado a investigare è per trovare soluzioni in questi due campi. Allora, il primo, che è quello di maggiore mio interesse, sono quello degli esoscheletri, in particolare focalizzato sulla mano, in quanto noi del laboratorio di robotica siamo esperti sulla mano, e come potete vedere ho realizzato esoscheletri per il polso, la mano, e poi ho messo insieme mano e polso, e quindi sono arrivato a una soluzione che comprende, diciamo, parte dell'avambraccio e quindi mano. Diversi tipi di soluzione, quindi fra rigidi e anche meno pesanti, quindi soft come guanti, e poi dopo sono passata all'aptica. Anche l'aptica, siccome sempre il nostro laboratorio è molto riconosciuto e rinominato a livello anche mondiale per l'aptica, ho deciso di investigare e utilizzare l'aptica per la riabilitazione. Quindi sono nati diversi prototipi, tra cui appunto questo extra dito in grado di andare a applicare e a realizzare esercizi nel palmo della mano per aiutare nella riabilitazione appunto della mano e anche per alleviare i dolori e così via. Poi siamo passati a un device di tipo più grounded che si possono mettere sui desktop, e anche in questo caso sempre per lo stesso, diciamo, obiettivo, quindi aiutare nel path riabilitativo della mano. Ed infine, visto anche la condizione che si era creata per il Covid, abbiamo messo su anche un dispositivo in grado di trasmettere strette di mano a distanza. Da lì poi sono passato appunto ai gripper, quindi mani robotiche, e questi sempre finalizzati a in qualche modo aiutare nella manipolazione e anche nell'assistenza per persone appunto con disabilità e in modo tale da rendergli la vita un po' più facile. Andiamo quindi in particolare a vedere ora un video che in qualche modo è stato un progetto che in qualche modo mi ha fatto capire che la mia strada era questa e la dovevo proseguire. Qui praticamente in questo video, se parte, questo video ho realizzato un'interfaccia wearable, quindi un cappellino che uno lo indossa e riesce in qualche modo a comandare un braccio robotico semplicemente utilizzando il movimento della testa e i muscoli frontali. Quindi pensiamo a persone con ridotta mobilità che sono in grado di eseguire azioni che in qualche modo gli danno un senso di autonomia. Quindi questo è, diciamo, il mio progetto della laurea triennale, e anche il semplice fatto di versare l'acqua da dentro una bottiglia, dentro a una tazza in questo caso, mi ha fatto capire che in qualche modo io potessi dare l'impronta a questo mondo, non solo per le persone con disabilità, ma per tutti in generale, quindi migliorare in un certo senso la vita di tutti noi. Quindi ecco che, grazie anche ai miei tutor come Domenico Pratichizzo e la professoressa Monica Malvezzi, che hanno creduto in me e mi hanno dato la possibilità ad essere quello che sono oggi, quindi a continuare la mia ricerca e a portare avanti queste investigazioni in modo tale da riuscire a dare un contributo, quindi a rendersi partecipe di una società in qualche modo. Ora, con quest'altro video invece, puoi andare avanti, ok, quest'altro invece è l'esoscheletro per il polso che ho prima fatto vedere velocemente al volo. Questo invece è la tesi magistrale, nata dalla tesi magistrale e poi è proseguito avanti ed è stato anche presentato alla più grande conferenza di robotica nel mondo. Questo dispositivo è in grado di eseguire tutti gli esercizi per il polso, come flessione, estensione, adduzione e abduzione. Qui sono io da piccolo,
che testavo il dispositivo. La particolarità di questo dispositivo è che è in grado di capire il movimento che un possibile specialista esegue alla mano del paziente, in modo tale poi da dare la possibilità al paziente di eseguire questo esercizio a casa propria. Quindi limitare tutto quel processo che un paziente affetto da qualsiasi patologia deve affrontare, cioè deve andare sempre al centro riabilitativo, fare le stesse cose, quindi potrebbe essere anche noioso, no? Quindi ecco che questo dispositivo è in grado quindi di registrare profili e rifarli, quindi eseguirli a casa propria. Qui appunto è questo movimento che lo specialista ha eseguito sulla mia mano, ora questo lo sto ritestando io, e come potete vedere l'interfaccia grafica mi permette di fare tutti questi movimenti. Ora con quest'altro video invece, che è diciamo il punto massimo che ho raggiunto, quell'altro, questo, è diciamo il punto massimo che ho raggiunto nello sviluppo di questo tipo di esoscheletro, che è di tipo rigido, ho messo insieme sia mano che polso appunto. Qui diciamo è un prototipo appunto da laboratorio, che a oggi invece è stato sviluppato e è stato reso ancora migliore. Si era capito comunque che c'era la necessità di in qualche modo di rendere un po' più autonomo anche la vestibilità di questo esoscheletro, quindi abbiamo implementato una parte automatica che mi permettesse in qualche modo di fissare l'esoscheletro all'avambraccio della persona, e la stessa cosa abbiamo fatto per quanto riguarda la mano. Ci abbiamo cercato un modo per facilitare anche l'inserimento dentro la mano. Ad oggi diciamo questo dispositivo invece è un po' più grounded nella vestizione, in quanto è diciamo posto su un piedistallo dove uno inserisce la mano e poi può iniziare a utilizzare l'esoscheletro. Qui abbiamo diciamo creato dei anelli semi rigidi, in modo tale che il paziente in qualche modo potesse indossare questo esoscheletro in autonomia. E come prima ci sono dei esercizi già predisposti dentro l'interfaccia grafica, e che quindi uno può selezionare, quindi il tempo, la velocità, anche il range di movimento, ci sono vari parametri che uno può settare e quindi poi può eseguire l'esercizio in autonomia. Chiaramente tutto questo sistema è di tipo wireless, quindi senza cavi, senza niente, quindi uno potrebbe stare anche a distanza e decidere con lo smartphone di eseguire i vari esercizi. Come prima, anche in questo caso, immaginiamo di avere un specialista che muove il dito del paziente. L'esoscheletro, grazie all'intelligenza artificiale che abbiamo inserito al suo interno, è in grado di capire il tipo di movimento che fa, lo registra, e quindi poi semplicemente il paziente è in grado di riprodurlo in autonomia. Quindi ha un database da dove si seleziona i vari profili e quindi va poi dopo a rieseguirlo, come avviene appunto in questo caso. E appunto anche qui può selezionare la velocità, può selezionare diversi parametri, quante volte seguirlo e così via. Allo stesso modo, come potete vedere, l'esoscheletro riesce anche a capire come viene mosso questo dito, e quindi allora questa cosa qua dà anche la possibilità al fisioterapista o al specialista di seguire passo passo l'evoluzione di quello che succede diciamo alla mano del paziente e a capire se c'è un miglioramento oppure no. Qui invece si sta mostrando un po' la modularità di questa mano esoscheletrica, dove come potete vedere il paziente ha a questo punto anche la possibilità di decidere quali moduli e quanti moduli utilizzare per il suo percorso riabilitativo. Quindi per esempio se vuole utilizzare solo il polso, oppure se vuole utilizzare solo la mano, oppure se vuole utilizzare solo un dito. Qui invece come potete vedere, grazie anche appunto all'intelligenza artificiale che abbiamo inserito al suo interno, il specialista o fisioterapista è in grado di fare eseguire un movimento di presa di una bottiglietta d'acqua, in questo caso semplicemente insegnandolo al paziente
premendo su un solo dito. Questo grazie alle sinergie che si creano dentro la nostra mano e quindi sfruttando questo tipo di sinergie riusciamo a riprodurre appunto il movimento di grasping degli oggetti. Si può passare al video dopo? Ah, come vi dicevo, all'attivo anche collaborazioni con università internazionali, in questo caso con il Khalifa University. Qua invece è un tipo di esoscheletro, che però non chiamerei esoscheletro perché di fatto è un guanto. Questo è molto più leggero, molto più facile da indossare, tutto disegnato diciamo attraverso un modello CAD e quindi personalizzabile, quindi tailor made sull'utente. Qui quello che abbiamo diciamo implementato e scoperto come laboratorio è che grazie all'attorcigliamento dei tendini possiamo in qualche modo non sfruttare più quello che è la forza di un motore piccolo, che in questo caso sono molto piccoli, ma la forza viene esercitata dall'attorcigliamento dei tendini. Quindi questa cosa qua ci ha permesso di limitare l'ingombro e anche il peso dell'esoscheletro, che in questo caso è un guanto. Siamo comunque in fase di sviluppo su questo tipo di progetto, però abbiamo già dei buon feedback perché, come potete vedere, il range di movimento è chiaramente aumentato. Anche qui c'è sempre la solita interfaccia che l'utente può utilizzare e quindi può sfruttare per crearsi il proprio percorso riabilitativo. Come potete vedere, il capanji test, che consiste appunto nel toccarsi con la punta del pollice, la punta dell'indice e poi le varie falangi, è stato eseguito con successo, quindi questo ci sta dicendo, guardate, comunque avere questo tipo di soluzione basato su un guanto è promettente, quindi per questo ora stiamo continuando a sviluppare e stiamo cercando di rendere questo guanto per tutta la mano, quindi per tutte le dita. Ok, passiamo all'ultimo video. Ah, come dicevo prima, ho riportato poi alla fine anche un gripper per farvi capire che utilizziamo sia robot e gripper insieme per appunto l'assistenza. In questo caso abbiamo il dress gripper, che è appunto un gripper dotato con dei magneti in punta, che è in grado di prendere in questo caso una camicia e di aiutare la persona a vestirsi. Ok, sono arrivato quasi alla fine. Prima di finire, voglio finire ritornando diciamo al punto di partenza, quello che è l'argomento di oggi, con delle domande aperte. Quindi vorrei lasciare un punto di riflessione, magari se abbiamo modo dopo di parlarne tutti insieme. Allora, la prima domanda che mi è venuta quando mi è stato chiesto se potevo fare un intervento in questa occasione è: assumeresti una persona di categoria protetta anche senza l'obbligo di legge? La seconda invece: è giusto parlare di obbligo di assunzione? La terza: è possibile rendere più naturale l'inserimento nel mondo del lavoro delle persone appartenenti alle categorie protette? E poi, cosa fanno le aziende per integrare le categorie protette nel loro ambiente lavorativo e come lo formano rispetto al suo nuovo ruolo? Ed infine, ad oggi le richieste aziendali sono compatibili con le offerte di lavoro delle categorie protette? Ok, se abbiamo modo, dopo magari ne possiamo discutere e parlare tutti insieme. Quindi vi ringrazio e questa è un po' la mia testimonianza. Grazie all'ingegnere Dragusano. La parola adesso a Lorenzo Santoni, alumno dell'Università di Siena, regista cinematografico e sceneggiatore, e anche lui mentor per la diversità, equità e inclusione della nostra università. Allora, buongiorno a tutti, come ho già anticipato,
Io mi chiamo Lorenzo Santoni, faccio regista, sceneggiatore, ma anche altre cose che poi vi dirò. Ovviamente venire dopo questi interventi, anche questo di Mihai, è difficile perché diciamo che non mi sono preparato tanto bene, non ho portato slide o filmati eccetera, e diciamo che soprattutto questo periodo è stato molto impegnativo per me, perché ho girato il mio primo lungometraggio e vi assicuro che è un'impresa, lo è per tutti, figuriamoci per una persona, una mia condizione, ecco. E non sono preparato, ma in realtà nessuno è mai preparato davvero a quello che deve affrontare. Questo vale per tutti, ma soprattutto per la disabilità, per le persone che hanno questa fortuna. E ovviamente quando sai, viene a sapere insomma di questa condizione, ovviamente non è certo un bel giorno, e oltre alla paura per quello che dovrai affrontare, il problema è anche il non sapere come affrontarlo, e purtroppo nessuno te lo può dire. Certo, ci sono ovviamente gli esperti, dottori eccetera, ti spiego quello che succederà, ma in realtà poi diciamo che sei da solo ad affrontare queste cose. E oltre a problemi ovviamente fisici eccetera, che non sono diciamo indifferenti, c'è anche il problema di relazionarsi con gli altri, e anche lì ovviamente non hai le istruzioni, e purtroppo nemmeno gli altri ce l'hanno, anzi forse anche meno, e quindi anche lì diventa un'avventura quotidiana. E poi cresci e ti confronti ovviamente con la scuola, con l'università, che in realtà sono delle strutture diciamo chiuse, quindi non è un salto nel vuoto, comunque ci sono gli orari, ci sono le materie eccetera, quindi diciamo che poi sei costretto diciamo a stare con gli altri, e gli altri sono costretti a stare con te, quindi in qualche modo trovi un modo di convivere. Il problema è fuori poi, quando finisce la scuola, finisce l'università e te ti rimani con un bel punto di domanda: e ora che fa? E ora cosa succede? E questa è diciamo la domanda che è alla base di questo, questa conferenza, o comunque del discorso che abbiamo portato avanti oggi. Io posso ovviamente parlare della mia esperienza, perché ovviamente non ho tanta conoscenza anche di altre esperienze. E quando io ho finito le superiori non sapevo cosa avrei fatto, nel senso volevo fare l'università, ma non ero sicuro di quale percorso fare. Avevo due opzioni: da una parte c'era scienze e beni culturali e dall'altra scienze politiche, che sono due argomenti molto distanti tra di loro. Da una parte pensavo che scienze politiche magari mi avrebbe aperto più strade dal punto di vista lavorativo, che aveva trovato comunque un percorso che mi avrebbe portato comunque a uno stipendio per sopravvivere, anche se vabbè.
e dall'altra però diciamo che scienze medico culturali, soprattutto perché gli esami di cinema che c'erano era una argomento, insomma la materia che mi interessava di più, e sì che ero con questo dubbio. Poi ho pensato, ma alla fine nemmeno scienze politiche mi avrebbe garantito un approdo in un lavoro, in un mestiere specifico. Quindi ho detto, tanto se alla fine sarà un problema lo stesso cercare lavoro, trovare l'impiego, ho detto, seguiamo il cuore e proviamo a seguire questo percorso. Sì che ho iniziato qui a Siena a seguire questo corso, questa laurea, insomma, e diciamo che andava benino, perché alla fine sono uscito con 110 note e avrei voluto continuare con il cinema o comunque con i media, insomma, eccetera. Purtroppo non c'era una magistrale di cinema e sono dovuto andare a Roma. Quindi un'altra avventura, altri punti di domanda, altri problemi, poi nel senso, ovviamente io sono di Grosseto, quindi insomma la strada è parecchio più lunga per arrivare a Roma, e anche lì è andata bene, anche lì sono uscito col massimo. E a quel punto ritornava alla questione di prima, cosa avevo fatto dopo l'università, e ancora una volta non ero preparato, purtroppo mi capita spesso, sono fatto così. E in realtà avevo già qualcosa a cui pensare dopo l'università, dopo la magistrale. Perché nel frattempo, che di solito io non faccio mai una cosa alla volta, ne faccio due o tre, poi i risultati, va a finire, non faccio bene nessuno, però insomma, dalla parte le porto avanti. Mentre studiavo, ovviamente, ho iniziato a fare pratica di cinema, ho iniziato a scrivere e dirigere cortometraggi. Che di punto di domanda, perché non so se sapete come funziona il mondo dei cortometraggi, però ve lo spiego velocemente. Se uno fa un documentaggio, c'è la distribuzione delle sale, ora ci sono le piattaforme streaming, e insomma ha un mercato un documentaggio. I cortometraggi no. Non le fanno vedere nel cinema, sulle piattaforme tipo Netflix, tipo Prime Video, ce ne sono tipo 3 o 4, e sicché te produci il tuo cortometraggio, può essere bellissimo quanto ti pare, però non ci fai una lira. L'unica speranza è mandare ai festival e prima ti devo selezionare, poi devi vincere qualche premio e forse qualche produttore, qualche casa di produzione si accorge che esisti e forse può iniziare a cercare i fondi per realizzare il documentaggio. Se va tutto bene, dopo 5-6 anni forse riesci a girare il tuo documentaggio. Io ho provato in tutti i modi a fare così. Ho anche vinto dei premi, anche internazionali, per carità. Però nessuno mi ha chiamato.
E quindi uno dice, ho fatto tutta l'università, tutta la città e tutta questa fatica per arrivare a niente. A quel punto dici, o lasci tutto, oppure ti butti e cerchi di farlo lo stesso. Dunque, messaggio è quello che sono riuscito a fare. Ora sono in fase di montaggio, ancora non so dove mi porterà questa cosa, però intanto l'ho fatto. Perché il problema della disabilità e dell'inserimento nel lavoro, comunque entrare in questo gioco della vita vera, diciamo, il problema è proprio che rimani senza rete di protezione, diciamo, senza un punto d'approdo sicuro, perché, come dicevo, la scuola, l'università è comunque un posto accogliente, nel senso che vai alle lezioni, dai gli esami, hai comunque altri studenti come te che ti possono aiutare, per carità. Poi dopo che famo? E non so per le aziende normali, ma per il cinema di sicuro forse anche peggio di un'azienda normale, perché non c'è una istituzione unica, non c'è un... alla fine è tutto gestito da privati, tranne ci sono le CIE, insomma, sì. E diciamo ci sono dei firewall, degli sbandamenti incredibili per arrivare a produrre o a girare progetti. E sarebbe bello che ci fosse anche dal lato artistico e cinematografico, come dire, certi strumenti che spingano le case di produzione e di sponsor a puntare anche sulle persone con disabilità, perché io faccio cinema perché, certo, mi piace collaborare con altri ragazzi, altre professionalità, che bene che il cinema è fatto di tante professionalità diverse che si uniscono e formano quello che è il film. E è bello lavorare, però la cosa che mi spinge a fare film, a scrivere, eccetera, è comunque far sentire la mia voce, è comunicare, perché i lavori che faccio sono molto personali e cerco sempre di lanciare messaggi di superamento della disabilità, di inclusione, eccetera. E tanti ci sono, altri come me, non solo lui ovviamente lo fa, però il problema è proprio far sentire la propria voce. E nel cinema, non so se ci avete fatto caso, ma di film con protagonisti disabili sono pochissimi e spesso sono molto distanti dalla realtà, perché comunque sono scritti da persone che vedono la disabilità da fuori, quasi la estetizzano, e diventa una cosa terribilmente superficiale. È un peccato che la voce di chi vive una certa condizione venga comunque ignorata. La cosa peggiore è l'indifferenza di tante persone, tante aziende, tante
istituzioni, perché è quasi meglio un contrasto, perché almeno se uno ti contrasta comunque vuol dire che ti nota, sa che ci sei e sa che comunque potresti anche creare dei problemi. E... però ritornando alla mia scelta dell'università, nel frattempo, oltre a fare l'università, oltre a fare di film, eccetera, l'ultimo anno ho frequentato la scuola giornalista di geopolitica e l'ho fatto grazie a collegamenti da remoto con Zoom. Questa cosa è divertente perché quando ho iniziato a fare università, sia qui a Siena sia a Roma, ho sempre avuto problemi con le lezioni, perché andare avanti e indietro era impossibile. Rimanere a Siena o a Roma, ci ho anche provato, soprattutto a Roma, non mando dato l'alloggio perché è l'unico criterio per dare l'alloggio universitario è reddito, perché se sei disabile ti attacchi se non hai quel range. E quindi in pratica ho fatto tutta l'università senza frequentare le lezioni, che è stato complicato, soprattutto raggiungere un certo livello di risultati senza vedere le lezioni. E vabbè. Ho sempre provato a chiedere, ma non è possibile fare il collegamento online? Non si può usare Zoom, Skype, ce ne sono tanti, cioè qual è il problema? Basta mettere un computer? No, non si può fare. È servita la pandemia globale per far capire che non ci vuole niente a fare queste cose e che anzi possono essere molto utili, ma non solo per chi ha disabilità, per tutti, perché unisce persone, cioè permette anche di frequentare a chi magari lavora, a chi non può spostarsi, cioè era chiaro, era limpido, però nessuno l'aveva capito, solo il Covid ha potuto. E quindi dopo questa scuola ora sono addirittura sono riuscito a pubblicare un articolo su questa rivista che è Domino, non so se l'avete presente, e che alla fine sono riuscito a mettere insieme la geopolitica, che era un altro dei miei interessi, poteva essere la mia strada già nel 2010, con il cinema. E come ho fatto? Non lo so manco io. Sicché ora sono stato chiamato per questa conferenza per diventare anche mentore e non so come fare, nel senso non c'è la ricetta, ma per qualsiasi cosa non c'è. Bisogna solo ragionare sulla realtà. E quindi l'unico consiglio che mi sento di dare magari alle aziende, ai datori di lavoro è ovviamente non trattare le persone con disabilità come numeri, ma come persone appunto, e cercare di sfruttare la, per esempio questa legge 68 come un'opportunità di crescita, come un'opportunità di aumentare la propria anche produttività, perché certe soluzioni, certe idee magari possono venire proprio da questa
come dire, da questo rapporto, da questa assunzione di persone che vivono condizioni diverse. Vi posso assicurare che certe condizioni aguzzano l'incendio, diciamo, per forza, come dimostra anche l'esperienza di Mihai e molte altre. Mi avevo detto avevo 15 minuti, non so se sono dei tempi, fatemi un cenno, se no. Assolutamente, grazie, grazie. Grazie a Lorenzo Santoni. Ci puoi dare un'anticipazione di come si chiamerà il lungometraggio, si può dire già o no? Sì, il titolo è La convivenza. La convivenza. Allora, grazie, grazie veramente all'ingegnere Dragusano e al dottor Lorenzo Santoni per la vostra testimonianza. E noi adesso continuiamo, abbiamo l'ultimo tratto insieme di questa mattinata, ci colleghiamo con il dottor Elio Borgonovi. Elio Borgonovi è docente emerito di management pubblico nel Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università Bocconi e ideatore della piattaforma Managing Disabilities. E poi ci collegheremo con Luciano Balzani, che è responsabile del progetto Managing Disability Tutorial Me AIDE. Allora, vediamo se è collegato. Ecco, ci sono collegati entrambi. Buongiorno, ci sentite? Mi sentite voi? Sì, la sentiamo. Mi scuso se sono entrato prima gamba tesa, non avevo visto. Intanto, buongiorno a tutte e a tutti. Io introduco il mio intervento partendo da una frase che ho sentito da Lorenzo, che a un certo punto dice come sono riuscito a fare, a frequentare e poi a realizzare questa mia aspirazione. Dice: non so neanche io come ho fatto, no? Perché? Perché questo è una questa è una motivazione che ci ha spinto. Che ha spinto i delegati e le delegate dei rettori per la disabilità ad affrontare il tema dell'occupazione delle persone con questa direttrice. Delle persone si può agire sulle persone rispettando le loro caratteristiche e costruendo soluzioni di lavoro partendo dalle caratteristiche di ognuno. Questo è un concetto molto importante, perché se voi pensate, le aziende moderne stanno cercando di competere creando soluzioni, come si dice, beni e servizi personalizzati, no? Ognuno di voi, quando va in un negozio oppure quando va su internet a cercare dei beni, dei servizi, spesso si sente dire: noi stiamo dandoti delle soluzioni personalizzate. Allora, il presente e sempre più il futuro sarà basato sulla diversificazione, sulla capacità di dare valore a situazioni diverse. E quindi vuol dire che questo principio lo si può anche applicare ai luoghi di lavoro. Come diceva Lorenzo, io poi non ho assistito alle parti precedenti, ma oggi possiamo creare, realizzare soluzioni di lavoro, applicare la 68 in termini di adattamento delle condizioni di lavoro alle capacità fisiche, manuali, cognitive, relazionali che ognuno di noi esprime. E quindi le delegate e i delegati dei rettori per la disabilità hanno costruito su questo principio e sul principio che il lavoro è condizione per una vita autonoma e indipendente. Quindi bisogna uscire dalla concezione di assistenzialismo, bisogna andare verso una concezione in cui si dà alle persone un'occasione, anzi
si definiscono con le persone le condizioni in cui ognuno di noi può sentirsi realizzato, perché contribuisce allo sviluppo della propria comunità, proprio innanzitutto perché ognuno di noi ha questa aspirazione a realizzarsi, a valorizzare ciò che sente dentro, ciò che è capace di fare, e poi il contributo allo sviluppo della società in termini di miglioramento della qualità di vita. Quindi questi sono stati le due linee direttrici che hanno, negli ultimi 2 o 3 anni, hanno sostenuto l'azione della CNUD, che è la Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati dei Rettori per le Disabilità, hanno guidato a fare una serie di iniziative che completassero l'orientamento in entrata e l'orientamento durante il periodo di studio e gli accomodamenti ragionevoli, le famose misure compensative per realizzare pari condizioni alle studentesse e agli studenti con varie disabilità, a realizzare pari opportunità per esprimere, per raggiungere risultati adeguati al proprio impegno, alle proprie capacità, e quindi completare il percorso di studi. E quindi abbiamo completato questo processo con l'orientamento in uscita e con una serie di contatti col mondo delle imprese, col mondo delle amministrazioni, col mondo del lavoro. Dopo aver realizzato un convegno nel 2021, abbiamo pensato di mettere a disposizione uno strumento che fra un paio di minuti vi presenterà Luciano Balzani. Cioè, lo strumento qual è? Una piattaforma che, avesse queste caratteristiche. Uno, poter mettere in contatto laureate o laureande, laureati e laureandi che possono inserire il proprio CV dicendo: io sono laureato in fisica, sono laureato in economia, in giurisprudenza, e tante altre discipline, ho queste caratteristiche, ho avuto questa esperienza, so fare queste cose. Dall'altro, imprese, amministrazioni pubbliche che mettono le posizioni di lavoro, dicono: noi stiamo cercando persone che abbiano queste caratteristiche, siano esperte di finanza, siano esperte, no? Se è un'impresa che opera nel campo del cinema e delle produzioni artistiche, stiamo cercando un costumista o una costumista, oppure ingegnere con certe caratteristiche e via. Quindi che mettessero in contatto, potessero mettere a contatto offerte e domanda di posizioni di lavoro. Le imprese sono chiamate anche a specificare dove è previsto il lavoro, quali sono le condizioni per rendere accessibile il lavoro, no? In tutti a vario livello, cioè secondo le diverse caratteristiche, non solo accessibilità rispetto alla mobilità, ma rispetto a persone con problemi visivi o con problemi uditivi, insomma, o di altro tipo. Seconda funzione della piattaforma è quella di mettere alcuni tutorial, cioè interventi o di studentesse e studenti che presentano le loro esperienze, oppure di imprese che dicono cosa hanno fatto, come hanno inserito delle persone, eccetera. Quindi questo è lo strumento che offriamo a tutte le università italiane, a tutte le laureate e laureati, o laureande e laureandi delle università italiane, che hanno problemi
di disabilità e che sono in grado di, e che ritengono di poter mettere in gioco tutte le proprie potenzialità. Quindi che avessero questo tutorial di queste persone, dall'altro di imprese che invece dicono: noi abbiamo avuto questa esperienza, ne abbiamo tratto vantaggio, quindi non solo abbiamo inserito persone perché ci obbliga la legge, ma anzi noi siamo andati oltre, perché inserendo queste persone noi stesse abbiamo imparato delle cose, abbiamo imparato a essere più flessibili, abbiamo imparato che nel mondo del lavoro le relazioni sono altrettanto, se non più importanti, delle capacità tecniche, della conoscenza di cos'è un prodotto finanziario, di che cos'è un software, o di che cos'è, no, se sono un ingegnere edile, di qual è la, la portata dei ponti e come si costruiscono le case se sono un architetto. Io mi fermerei qui e lascerei la parola a Luciano Balzani, che fa vedere tecnicamente come funziona la piattaforma. Grazie, grazie al professor Borgonovi, la parola al dottor Luciano Balzani. Buongiorno. Buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Io, visto che sono cose tecniche, ho visto l'orario, cercherò di essere breve e coinciso. Immagino che inizia il primo sentore di fame riguardo al mezzogiorno. Allora, non so se potete vedere ora che sto condividendo l'home page della piattaforma. Come diceva il professore, la piattaforma ha varie funzionalità, quindi è aperta a chiunque. Però gratuitamente. Quelli più interessati ovviamente per gli studenti, perché gli studenti e le studentesse, i laureati o laureandi, no, che sono alla ricerca di un'opportunità lavorativa all'interno della piattaforma, hanno la possibilità di vederne varie. E non solo. Adesso so che è già stato inserito all'interno del sito web dell'Università di Siena, perché attraverso questa partnership adesso l'Università mette a disposizione anche questo servizio, che è una collaborazione, una partnership che è integrata. Cioè, in che senso? Che lo studente che fa richiesta per utilizzare questo strumento si relazionerà con noi, quindi all'interno della piattaforma, con la possibilità di vedere varie opportunità lavorative, ma anche di fare richieste, quindi non solo l'opportunità, ma entrare in relazione con l'azienda, quindi in qualche modo anche riuscire ad avere una visione di quello che avviene nel mondo lavorativo, se è nel primo approccio. E non solo, perché la piattaforma, visto la grande opportunità che promuove, è quello di... Spesso sono proprio gli studenti che fanno cultura, quindi entrando in contatto con la piattaforma o vengono assunti, poi sono loro che veicolano le informazioni necessarie sia alle aziende ma anche a noi, come si fa cultura dell'inclusione. Ma ha anche la possibilità di vedere altre possibilità, quindi non solo quelle che sono all'interno della piattaforma, ma avere la possibilità di capire come funziona il mondo del lavoro inizialmente. Nella piattaforma, come vedrete, è divisa proprio per sezioni. Quindi le persone possono vedere nella pagina delle persone con disabilità una parte di iscrizione dedicata, l'azienda e poi i dipendenti e altre tipologie di professionisti. Ci sarà la possibilità di vedere video tutorial, quindi c'è una parte proprio dedicata a dei tutorial dove vengono condivise delle buone pratiche sul inserimento lavorativo e su quello che si può diciamo fare sia nella ricerca sia nel post. E attualmente ne abbiamo 35 circa, insomma. Sì, tutorial. Esatto. Aperte abbiamo più di 100 posizioni lavorative aperte al momento. Le aziende sono queste ed altre, e poi qui c'è tutta la partnership e delle università con cui stiamo collaborando. E niente, io
direi questo, che cioè, parlo direttamente agli studenti e le studentesse interessate, e a dei placement, cioè dedicata del sito dell'università, possono vedere che c'è il link che li direziona direttamente alla piattaforma, registrarsi. Se c'è qualche domanda o dubbio sulla registrazione, su come muoversi, possono scrivermi direttamente, possono scriverci direttamente alle mail che forniamo nei contatti. E niente, questo. Ecco, vi ringrazio per l'attenzione. Se ci fosse qualche domanda, siamo qui. Grazie, grazie per il professor Borgonovi e al dottor Balzani. Allora, ci avviciniamo verso la chiusura. Io passerei nuovamente la parola alla professoressa Faleri per un saluto, un punto di sintesi finale. È stata una mattinata estremamente intensa. Colgo proprio l'occasione di partire da questa importante criticità per far riferimento a quello che era anche una delle domande che aveva posto Miai nella sua ultima slide, cioè c'è bisogno di un obbligo di legge per consentire, per far sì che le aziende possano assumere. L'obbligo di legge vuole intende, e questo può essere l'obiettivo, di promuovere una certa cultura. Quindi l'obbligo di legge di per sé non soddisfa, che vi parlo un riferimento proprio al mondo del lavoro, quelle che sono le esigenze, le vere esigenze di accoglimento, di inclusione delle persone con disabilità, però possono promuovere una certa cultura, e la cultura però richiede tempo e impegno perché si possa affermare. A livello di Ateneo, come ricordavo, già la seconda edizione della Career Week, che dedichiamo ai problemi di inserimento nel mondo del lavoro delle persone con DSA e con disabilità, ma sono due punte, due iceberg di un'attività che quotidianamente viene svolta. Mi fa piacere ricordare che nell'Ateneo Senese non c'è stato bisogno di attendere la pandemia per promuovere forme di teledidattica, cioè di consentire agli studenti con disabilità, in particolare con disabilità motoria, di poter seguire l'attività didattica con tutor e supporto che li hanno sempre accompagnati in quello che è stato il loro percorso, la loro carriera universitaria. Quindi diciamo che la giornata di oggi, quello che possiamo raccontare noi di quello che fa l'Ateneo, ma soprattutto per le sollecitazioni che sono venute dal mondo delle aziende, ma le testimonianze di chi in prima persona vive le difficoltà dell'inserimento nel mondo del lavoro, e ringrazio anche il professor Borgonovi, il dottor Balzani, anche da parte del magnifico rettore che non è potuto essere presente, per questa piattaforma, e quindi mi farebbe piacere poterci ritrovare con un nuovo evento per parlare dei risultati dell'utilizzo di questa piattaforma, delle buone pratiche che questa può avviare. Cioè, serve tempo purtroppo per i cambiamenti culturali, e di questo c'è bisogno. L'Ateneo promuove questo cambiamento, ma perché questi cambiamenti avvengano a livello sociale, a livello del mondo del lavoro, evidentemente si richiede tempo. Sicuramente quelle giornate come oggi danno forti sollecitazioni, forti stimoli. Questa è la giornata inaugurale della settimana della Career Week, che poi si svolgerà nelle giornate di domani, iniziando appunto con i meeting point e poi con gli incontri, i colloqui degli studenti con le aziende. Nella giornata di domani sia in San Miniato che a San Francesco, nelle sedi di San Miniato, San Francesco e al Rettorato, altri eventi, la presentazione della nuova programmazione delle soft skills che presenterà domani pomeriggio qui al Rettorato la professoressa Maraghini, l'evento di alumni della DOT
volta una soft skills, e poi appunto il mercoledì e il giovedì le giornate conclusive dedicate appunto per il rettorato agli incontri e colloqui tra di recruiting e quindi di e conoscitivi tra appunto gli studenti e le aziende presenti. Quindi la giornata di oggi è un inizio di questa settimana, ma un inizio di un percorso, anzi diciamo un punto di affermazione di un percorso che l'Ateneo sta portando avanti sui temi del lavoro e disabilità. Grazie, grazie alla professoressa Faleri, grazie ovviamente a tutte le persone che sono intervenute, alle loro testimonianze. E io vi saluto con una frase di Italo Calvino. Ieri ricorrevano i 100 anni della nascita di Italo Calvino e come sapete ha un legame con Siena particolare, è morto a Siena. Italo Calvino scrive nelle Città invisibili: dovete cercare e saper riconoscere chi e cosa in mezzo all'inferno non è inferno. Dovete farlo durare, dovete dargli spazio. Grazie a tutti.